Video news di giovedì 22 giugno, i titoli. Bagnino 17enne salva in mare giovane padre che rischiava di annegare con in braccio il figlio. Musicultura e il concerto live dei vincitori in attesa delle serate finali condotte da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico. Presentata a Roma la nuova campagna turistica delle Marche con testimonial il CT Roberto Mancini. E nello sport parleremo di volley, ma anche di calcio balilla. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news. È un 17enne di Pollenza, come avete sentito nei titoli di apertura, il protagonista del primo provvidenziale intervento di salvataggio della stagione estiva sul litorale maceratese. Un papà nel pomeriggio di ieri stava facendo il bagno con in braccio il figlio di soli 3 anni nei pressi dello chalet Santina a Fontespina quando il giovanissimo bagnino di salvataggio si è accorto che qualcosa in mare non andava. Accortosi così della richiesta di aiuto dell'uomo, il giovane si è precipitato con il pattino per raggiungerlo. Dopo aver salvato il bambino e avvertito un suo collega, hanno prestato le prime cure all'uomo che aveva acqua nei polmoni. Stabilizzate le condizioni dell'uomo, i sanitari del 118 con la Croce Verde di Civitanova Marche lo hanno trasferito in ospedale per accertamenti. È di un 36enne invece il corpo senza vita scoperto questa mattina intorno alle ore 9:30 all'interno dell'azienda di trasporti Cirioni Arduino a Macerata. Il giovane dipendente della ditta è stato trovato esanime da un collega al momento dell'apertura dei cancelli. Immediata è scattata la richiesta dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato che, valutata la situazione, ha chiesto anche l'intervento della scientifica. Grande riservo sull'accaduto, anche se tutto farebbe pensare che si sia trattato purtroppo di un gesto volontario. A Ponzano di Fermo i militari della stazione hanno rintracciato e arrestato un fermano classe 1976 pregiudicato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo. L'uomo dovrà espiare una pena definitiva residua di reclusione per 1 anno, 8 mesi e 8 giorni, comminata per il reato di detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio, commesso nelle province di Fermo ed Ascoli negli anni 2020-21. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato condotto presso la casa di reclusione Fermana. Nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche, la presentazione di una proposta di legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I dati forniti infatti dall'AMMIL parlano di un infortunio ogni 55 secondi e la scoperta di 199 malattie professionali al giorno, ma scopriamo di più nel servizio. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in primo piano nel corso di un incontro ospitato a Palazzo delle Marche, che ha offerto una disamina dell'attuale situazione e delle possibili modalità di intervento sul territorio regionale. È stata questa anche l'occasione per la presentazione di una proposta di legge relativa al settore, presentata dal Presidente del Consiglio, Dino Latini. Che sembra sempre che si raggiunga, in realtà i limiti della prevenzione non sono mai definiti e sono tendenti proprio all'infinito, cioè la necessità che sia preservata la persona umana nel momento in cui lavora. E questa legge va nel solco delle precedenti, soprattutto dei principi di carattere nazionale, affinché la prevenzione sia un caposaldo prima di tutto etico, poi filosofico e infine come norme strutturali dei luoghi di lavoro, dei modi di lavorare degli operatori e soprattutto come un obbligo non soltanto di ordine sanzionatorio, ma un obbligo sentito dal datore di lavoro. E poi il secondo punto fondamentale è quello di far sì che la formazione delle persone che sono cadute in una situazione di invalidità dettata da infortuni sul lavoro sia in qualche modo legata a un possibile reinserimento sul mondo del lavoro stesso. La terza riguarda proprio la formazione per prevenire gli infortuni sul lavoro e l'altra grande finalità che noi cerchiamo di portare avanti con questa proposta di legge è costruire un sistema di dati che possono rendere conto alle associazioni interessate, alle pubbliche amministrazioni che ugualmente sono interessate e ovviamente ai privati lavoratori e datori di lavoro che se si applicano certe indicazioni il rischio viene meno, in questo caso si raggiunge immediatamente, prima ancora che arrivare le conseguenze nefaste di un infortunio, i risultati di tutelare la persona umana. Allora, lo scenario è purtroppo sempre molto, molto, molto grave, anche se quest'anno abbiamo avuto una flessione importante degli infortuni,
nei primi 4 mesi dell'anno abbiamo una discesa del 26%. Per quanto riguarda le Marche, anche in questo caso abbiamo avuto una discesa del 23% dei dati. Purtroppo non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda le morti, in quanto a livello nazionale sono aumentate di 3 unità e purtroppo anche nelle Marche sono aumentate di 1 unità. Questa legge è sicuramente fondamentale per creare ancor di più coscienza della prevenzione, perché serve per portare e far puntare la prevenzione all'interno di tutte le aziende, e per far questo sono stati attivati sia dei premi e sia soprattutto anche dei contributi. Uno sportello informativo ci dà la possibilità di informare tutte le aziende su cosa è possibile fare, su quali progetti poter portare avanti e su quali contributi possono ricevere per migliorare la salute e sicurezza nelle loro aziende. La proposta ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di diffondere la cultura e la pratica della salute e della sicurezza. I contenuti mirano anche a contrastare le attività irregolari, le pressioni fiscali e psicologiche e le molestie sul lavoro, infine a promuovere misure per favorire il benessere organizzativo. Approvato da parte del CDA di ANAS il progetto relativo all'adeguamento della Galleria della Guinza e al tratto fino a Mercatello, rispettivamente i lotti 2 e 3 della E78 Fano Grosseto. Un passaggio chiave per sbloccare i lavori sull'incompiuta delle incompiute e porre fine allo scandalo nazionale di un'opera che sembrava destinata a restare un buco sulla montagna. Prossima tappa, la gara per l'appalto dei lavori per l'adeguamento della galleria. Nel frattempo si sta progettando anche il collegamento tra la Galleria della Guinza e l'E45 in territorio umbro e lavorando al progetto dei lotti 4 e 10, senza dimenticare che è stato approvato il definitivo del lotto 7, la variante di Urbania. Sul muro di Via Malaspina iniziano ad apparire le prime figure e forme dell'opera pittorica dello street artist spagnolo Vedo Goas, nome d'arte di Edgar Goas, che dalla scorsa settimana è a Civitanova per dipingere la facciata di una palazzina con un omaggio all'illustre concittadino Mario Garbuglia. Allo scenografo è infatti dedicato il nuovo intervento inserito nel progetto Periferact, che l'Associazione Culturale Anime di Strada sta portando avanti insieme a vari partner. Domenica 25 giugno, poco prima delle 21, verrà inaugurato il murales. Poi ci si ritroverà dalle 21 al vicino bar Servidei, dove verrà presentata l'opera completa, insieme ai vari ospiti e alla figlia di Mario Garbuglia, la signora Daniela. Dopo il concerto live degli 8 vincitori di Musicultura 2023 di ieri sera, cresce l'attesa per le 2 serate finali allo Sferisterio. Nel nostro servizio le impressioni prima del debutto dei 2 nuovi conduttori e del veterano direttore artistico. Guardiamolo quindi insieme. Nel mercoledì della Controra, la settimana di eventi di Musicultura, Macerata celebra gli 8 vincitori con il tradizionale concerto in Piazza della Libertà. Condotto dal giornalista e critico musicale John Vignola di Rai Radio 1, ha permesso ai presenti di ascoltare in anteprima i brani che si sfideranno nelle serate finali sul grande palcoscenico dello Sferisterio per conquistare l'ambito titolo di vincitore assoluto ed il premio Banca Macerata di 20.000 euro. Ascoltiamo ora le dichiarazioni raccolte proprio questa mattina dai nuovi conduttori Flavio Insinna e Carolina Di Domenico e del direttore artistico Ezio Nanni Pieri. Siamo alla vigilia dell'inizio di questa 34esima edizione di Musicultura, che in realtà non è un inizio, perché noi lavoriamo da mesi e mesi per questo finale, in cui ritroveremo in questo fantastico scenario dello Sferisterio di Macerata, che è anche un simbolo delle intere Marche, troveremo i vincitori del concorso di Musicultura, ai quali teniamo moltissimo perché dimostrano come ci sia varietà tra i giovani che si approcciano con onestà alla canzone, una diversità, una varietà che contrasta con una certa omogeneità che invece rileviamo normalmente in giro. E con loro sul palco troveremo i ospiti che già hanno scritto pagine importanti del grande libro della canzone.
Siamo arrivati a Macerata, siamo all'interno dello sferisterio dove si terrà musicultura, stiamo per fare le prove, già abbiamo avuto modo di respirare quello che si respira, l'atmosfera che si respira qui a Macerata, che è davvero incredibile, perché oltre agli 8 finalisti, insomma, c'è musica in ogni strada. Loro hanno avuto la possibilità già di esibirsi su un palco, hanno già avuto il contatto con il pubblico, che speriamo poi nella loro carriera aumenti sempre di più e li porti davvero a realizzare quello che è il loro sogno. Quindi è bellissimo essere qui in questa settimana, è bellissimo essere in questo posto e soprattutto davvero pensiamo che questo palco possa essere una manifestazione, una celebrazione dell'arte della musica e della canzone. Amiche e amici di Musicultura, è un po' come la vigilia di Natale, siamo alla vigilia delle finali, domani e dopodomani le serate finali fantastiche dallo Sferisterio di Macerata, Musicultura, e vi aspettiamo. Carolina Di Domenico vi aspetta, soprattutto io cercherò di dare una mano, la musica protagonista, Carolina è così, Carolina è là che aspetta, già pronta, io invece devo rincorrere, e le dice di le impressioni. Terrore da una parte, perché c'è sempre in me, dice, sarai all'altezza, ce la farai, non lo so, lo scopriremo, citando il maestro, solo presentando, cercando di condurre, ma mal che vada c'è Carolina, io fingerò un malore e la serata lì decollerà. Seguiteci, venite, non c'è del biglietto, trovatelo, compratelo, fatevelo prestare, scavalcate, no, non lo so, insomma, venite sempre in sicurezza, venite perché è una festa, abbiamo bisogno di musica, quelli bravi dicono che la musica salva il mondo, mai come in questo periodo abbiamo bisogno di musica, pace, stare insieme, allegria, condivisa, cantare insieme, battere il tempo, pur andando fuori tempo, ma stando insieme all'insegna proprio della musica, della cultura e... del ritrovarsi, quindi vi aspettiamo domani sera, dopodomani, ma pure se venite dopodomani noi vi aspettiamo uguale, risuoniamo tutto dall'inizio qui a Musicultura, lo Sferisterio. Voi vi sembro tranquillo? Sono terrorizzato. A domani. Siamo per iniziare la grande festa di Musicultura. Io e Carolina faremo il tifo per i nostri giovani vincitori, che in ogni caso hanno già raggiunto un grande successo per il fatto di potersi esibire alla loro età in questa magica cornice. Queste le prime impressioni di Flavio Insinna alla vigilia appunto dell'apertura delle finali della Kermesse, in programma domani e sabato, quindi 23 e 24 giugno, con la prima delle due serate che vedranno gli 8 vincitori sfidarsi a suon di note. Il palcoscenico ospiterà le esibizioni di Fabio Concato, Santi Francesi, Paola Turci, Rachele Andrioli and Coro a Coro e dell'attrice Chiara Francini. Tra gli ospiti invece della serata finale di sabato, Mogol, Gianmarco Carroccia, Dardast ed Ermal Meta, che per l'occasione dedicherà un omaggio a Califano. Sono attesi alla finale anche altri artisti a sorpresa. Nel primo giorno d'estate, Treia dà il benvenuto alla bella stagione presentando il calendario degli eventi in programma nei mesi più caldi dell'anno. Fermento, il Festival delle Birre Artigianali e la Disfida del Bracciale saranno gli appuntamenti clou di luglio e agosto. Non mancherà la commedia dialettale il 5 luglio alla Chiesa del Santissimo Crocifisso alle ore 21, dove il 19 luglio si svolgerà anche il Concerto dei Fiati. Immancabili la Sagra degli Arrosticini a Santa Maria in Piana, quella del Maialino alla Brace a Camporota e quella della Polenta a Santa Maria in Selva. Protagonista di agosto sarà la Disfida del Bracciale dal 28 luglio al 6 agosto. Ogni sera in centro storico si arricchirà di spettacoli, musica ed animazione. Nelle taverne aperte fino a tardanotte verranno serviti menù d'epoca. La domenica è il culmine della manifestazione, la città si anima al corteo storico, della grida dei tifosi e del bellissimo spettacolo pirotecnico finale. Settembre si aprirà poi con la festa di San Vito e la sagra dei Frascarelli e poi Dolores Prato sarà la protagonista con la seconda edizione del festival Giù la Piazza e il premio letterario che decreterà le vincitrici. Dall'8 al 10 settembre poi ritorna anche il festival della carne bovina. Presentazione a Roma del nuovo logo e dello spot per la Regione Marche. Let's Marche in Italy of course è il nuovo slogan scelto. Come testimonial ancora una volta ci sarà il CT della Nazionale Italiana, Mr. Roberto Mancini. Maggiori dettagli nelle interviste del servizio. Let's Marche in Italy of course è il nuovo slogan che accompagnerà la Regione Marche in tutte le sue attività di promozione turistica ed internazionalizzazione in Italia e all'estero.
Lo slogan, il logo e lo spot per la regione con Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, come testimonial, sono stati presentati in anteprima a Roma nella sede dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo. È stato annunciato anche il rinnovo del contratto biennale con Mr. Mancini. Per me è un onore, perché comunque rappresentare la propria regione credo che sia motivo di orgoglio. Poi il fatto che comunque in questi anni le cose sono migliorate, sono andate benissimo, stanno migliorando, perché poi credo che insomma, la regione meriti tutto questo e che possa avere un grande successo ancora migliore di oggi in futuro. Stiamo provando a potenziare una campagna pubblicitaria e soprattutto la possibilità di acquistare, conferire, conquistare il termine esatto, fette di mercato all'estero, e lo stiamo facendo con il nostro testimonial, con un grande lavoro fatto sui marchio e sul brand, che credo possano essere strumenti importanti per raggiungere questo obiettivo. La regione, diciamo, che è partita con un po' di problematiche a livello comunicativo, perché è passata molto a un certo punto il fatto che la nostra regione fosse stata fortemente colpita dal maltempo e ha limitato e danneggiato un po' addirittura con delle disdette nel settore alberghiero e turistico. Dall'altra parte anche la stagione che è stentato a partire dal punto di vista meteorologico, però i numeri erano molto positivi fino alla primavera, quindi contiamo di provare almeno a pareggiare quello che è successo lo scorso anno e magari provare a migliorarlo. Abbiamo firmato questa rinnovata collaborazione con il mister Mancini, lo abbiamo fatto volentieri. Diciamo che la prima edizione è andata molto bene, con il presidente Acquaroli abbiamo condiviso questo percorso di collaborazione, la continuiamo a portare avanti con il dottor Bruschini, con l'ATIM. Io penso che veramente questa estate sia un'estate molto proficua per l'economia del turismo marchigiano. Dovremmo saper prendere tutti quei mercati che possono essere interessanti. Oggi abbiamo avuto anche noi la possibilità in diretta di vedere questa nuovissima campagna, questo nuovo logo che onestamente ci ha entusiasmati. Come dicevano prima sia il Presidente della Regione, il Dottor Bruschini, e noi lo sosteniamo da sempre, il nostro Ministro da appena è diventato Ministro, l'Italia deve presentarsi come con unico brand, ma con le specificità regionali, perché ogni regione ha delle particolarità che le altre regioni non hanno, e io credo che chi ha avuto la possibilità di visitare questa splendida regione, le Marche, si può rendere conto veramente che non ha nulla da invidiare alle altre regioni, perché è una mini Italia. Io ho avuto la possibilità di recente di recarmi nelle Marche per un convegno e ho visto tantissime cartoline bellissime una dietro l'altra. Gli spot sono stati girati nel mese di maggio in varie località del territorio per dare il via alla nuova campagna, che ha al centro appunto lo slogan Let's Marche, concept anche del nuovo logo con un fonte e dei colori studiati per trovare una linea innovativa che rompesse con il passato. Rivoluzionata anche la parte grafica del sito www.letsmarche.it. Teatro dialettale, musica anni 80, street food, mercatini, ritrovo di Harley Davidson e una passeggiata tra le erbe spontanee. Nel weekend le serate ai giardini pubblici di San Buchetto di Monte Cassiano tornano ad accendersi con eterogenei eventi. Tra tutti l'80 Sparti di sabato e domenica con le maggiori hit degli anni, tornate di moda in questo periodo e molto apprezzate anche dai più giovani. Si inizia domani alle ore 21:30 con la commedia Brillante in due atti, portata in scena dal locale gruppo teatrale Avis dal titolo U biglietto per gli in paradiso. E sempre domani, venerdì 23 giugno, al centro polisportivo Pala Gattari in viale Vittorio Veneto a Tolentino alle ore 18:30 si svolgerà il primo torneo giovanile futsal indoor di calcio a 5 under 19 a cura dell'associazione Oratori Riuniti ASD Insieme per Te e ASD Borgorosso. Sabato 24 giugno, sempre a Tolentino, poi appuntamento da non perdere con il solstizio d'estate e con la notte bianca dello sport in centro città, dal tramonto fino a tarda sera. Sport, musica, animazione, degustazioni, musei e negozi aperti con la special guest DJ Prezioso.
al piazzale di Via Sakharov sabato 24 e domenica 25 giugno, festa del camionista a cura del Track Team di Tolentino. Domenica 25 giugno in Piazza della Libertà dalle ore 8 alle ore 20, mercato dei produttori agricoli. Allo Stadio della Vittoria invece gara di atletica a partire dalle 16:30 a cura di Tolentino Sprint. Al Castello dell'Arancia poi, in serata domenica dalle 21, saggio della scuola di danza Alchemy, a cura della Proloco TCT. In Piazza della Libertà, alle Gallerie San Gallo, alle ore 18, inaugurazione della mostra personale d'arte di Alessandro Botta. Al Parco Grande Torino, in via Beato Angelico, nel pomeriggio, festa degli Aquiloni, a cura del Comitato di Quartiere Vittorio Veneto e Trento e Trieste. Si definisce uno showman eclettico, anche se non è questa la sua occupazione principale. La spontaneità è il suo punto di forza. Classe 1977, Jody Freddi al secolo Giordano Concetti, che arriva da Montevidon Corrado in provincia di Fermo, ha alle spalle alcune presenze televisive. Su tutte la sua vittoria nel 2019 a Tusique Vales, quando ha conquistato il premio della Scuderia Scotti. Lo abbiamo incontrato anche noi a Tolentino ed intervistato per voi. Guardiamoci insieme la sua intervista. Dal Fermano al Maceratese, quest'oggi qui a Tolentino abbiamo incontrato anche noi Jody Freddi, uno showman, possiamo definirlo a 360 gradi. Diverse le tue apparizioni in TV, ce ne vuoi ricordare qualcuna? Allora, io sono uno showman, un performer Rai Mediaset, ho fatto la corrida Rai, ho vinto la scuderia di Tusique Vales, ho fatto Avanti un altro. Recentemente ho registrato uno sketch divertente con Paolo Bonolis che si vedrà a settembre, non vi svelo nulla, sono tra il pubblico ma mi chiamerà Paolo per fare una cosa divertente e Avanti un altro ho fatto pure, ho aperto le classiche puntate come balletto diciamo e ho tante cose in cantiere, quest'estate eventi privati, matrimoni, ringraziando il Dio, funerali no per ora, e, sì ho tanti eventi. E oggi perché ti sei vestito così? Mi sono vestito così perché per farmi vedere da Cristina, perché è un mito per me, è un'emozione fantastica essere davanti a voi, la mia amica Tiziana Muzzi e tutto il corpo di canto dei bambini, quindi una serata spensierata, sperando che ritorni veramente l'estate come veramente è l'estate. Ma ti stai preparando forse per una nuova avventura? Sì, ho avuto diverse richieste televisive, programmi importanti, tutto in divenire, Chiara, però l'importante è che siamo concentrati, preparati. In settimana avrò l'onore di partecipare ai casting del Grande Fratello VIP, sperando chissà che mi chiamino e pazienza, vediamo, dai, vediamo quello che succede. Un saluto alla tua maniera a tutti i telespettatori. Assolutamente ragazzi, rock, mi raccomando, non mollate mai, yeah! Una grande partecipazione di pubblico ha salutato l'edizione 2023 di Nottambula a San Severino Marche. La bellissima Piazza del Popolo e le vie del centro si sono animate per ospitare una serie di eventi ed iniziative organizzati dal Comune e dalla Proloco in collaborazione con i commercianti, le tante associazioni culturali, sportive e ricreative. E festa d'inizio estate anche all'ASP Lazzarelli, l'azienda pubblica di servizi alla persona, che ha organizzato una serata di convivialità con l'aiuto dell'imprenditore settempedano Luigi Gagliardini, che ha offerto l'accompagnamento di un complesso musicale e una pizzata nel pomeriggio. La serata si è poi conclusa con la cena allestita dalla stessa ASP all'esterno della struttura di Viale Eustachio. E la città sempre di San Severino festeggia un altro ingresso nel club dei centenari. Lo scorso 14 giugno infatti Elisa Raggi ha salutato il raggiungimento del secolo di vita. L'importante traguardo è stato celebrato domenica scorsa da parenti ed amici che si sono riuniti prendendo parte anche ad una funzione religiosa officiata nella chiesa di San Domenico dal cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona ed Osimo. Alla cerimonia ha voluto essere presente anche il primo cittadino Rosa Piermattei, che ha fatto dono all'Arzilla Nonnina di un mazzo di fiori con i colori della città.
Nata a Gagliole, la signora Elisa, arzilla e lucida nonnina, è sempre vissuta a San Severino. Per una vita ha lavorato la terra insieme a suo marito, venuto a mancare poco prima del terremoto all'età di 99 anni. Dalla loro longeva unione sono nate due figlie, Marisa e Nazarena. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria di nuovo insieme con le altre notizie sportive. Previsioni per venerdì 23 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso al pomeriggio. Nel corso del pomeriggio locali rovesci o brevi temporali, durante la tarda serata lungo la fascia costiera fenomeni temporaleschi. Temperature minime stazionarie o lieve aumento, massime in diminuzione. Venti sudoccidentali di brezza tesa sui settori interni, settentrionali lungo la costa, mare poco mosso.